Allora, buon pomeriggio a tutti. Il tema che mi è stato assegnato dovrebbe essere pesantissimo, perché stiamo parlando di trust e sviluppi nella tassazione dei patrimoni. Dico dovrebbe perché cercherò di renderlo, come al mio solito, le mie chiacchierate tra colleghi, amici, devono essere molto pratiche, perché alla fine chi vuole conoscere la teoria, chi vuole conoscere la dottrina, ha fonti sicuramente e indiscutibilmente più preparate di me. E quindi io non sono qui a ripercorrere dei temi che dovrebbero essere dati per assodati o comunque che sono stati approfonditi da una dottrina puntuale. Però questo incontro è importante, un po' alla luce degli avvenimenti che si stanno palesando negli ultimi tempi sulla stampa, sia un po' per poter fare il punto definitivo di quale sia la tassazione indiretta sui trasferimenti in trust, la famosa problematica tassazione in entrata, tassazione in uscita. Dovremmo sicuramente ripercorrere un po' un filo logico e un filo dall'inizio, come si è evoluta queste varie posizioni, non tanto per rendere pesante e dover rispiegare qual era la genesi, perché poi troveremo proprio nelle cassazioni che andremo come si dice, scusatemi, che andremo a spiegare o comunque a manifestare, troveremo i germi di quello che è successo nel passato. Ma la cosa forse più interessante, almeno io ritengo che i partecipanti possano trovare giovamento su cosa fare adesso, quali sono le strategie, soprattutto quali sono i comportamenti da adottare per chi voglia fare un trust o per chi si trova davanti a trust già fatti e che cosa fare in pendenza di questa nuova ventata che oramai è una ventata che non tende più a fermarsi dopo i principi espressi dalla Cassazione. Quindi la parte più operativa verrà dedicata nell'ultima parte di questo intervento. Ovviamente in un'ora si potrà semplicemente fare una carrellata veloce, cercherò di stare nei 50 minuti per poter dare poi negli ultimi 10 minuti spazio a chi volesse fare delle domande. Ovviamente poi avrete le mie mail, avrete tutto e poi vi verrà mandate le slide alla fine dell'incontro. Avrete le slide, quindi potete non concentrarvi a prendere appunti, perché tutto quello che vi dico, vedete nelle slide, vi verrà dato. Innanzitutto, perché nasce questo tema? Perché? Perché come avrete visto ultimamente, oramai scusate, vediamo se la slide procede, ecco qui. Come vedete dalla stampa, ultimamente il tema dell'imposta di successione e donazione è stato oggetto di forti aspri dibattiti. Non staremo qui adesso a prendere le posizioni, se l'ha detto quelli di sinistra, se l'ha detto quelli di destra, Lega, sopra, sotto, poco importa, mi interessa il tema. Il tema è che comunque ciclicamente viene riproposto il tema della tassazione sui patrimoni e la tassazione soprattutto di quelli che sono vari strumenti che possono portare ad avere un maggior gettito per lo Stato. Ora, se prima ci raccontavano che lo Stato italiano era quello dove si pagava, ed è vero, un'imposta di successione assolutamente irrisoria, il Covid ha dato adesso la possibilità di aggiungere una motivazione ulteriore. Leggendo la stampa avrete visto che qualcuno ha detto: no, dobbiamo tassare i patrimoni per creare un fondo per le generazioni future. Questo l'hanno sostanzialmente l'hanno chiamato Next Generation Tax, cioè la tassa per le nuove generazioni. Ma che cosa è successo sostanzialmente? Perché questo tema ha di nuovo preso piede? Ha ripreso piede perché la situazione della tassazione dell'imposta di successione è per lo Stato l'incasso è un incasso effettivamente risorio. Come potete vedere, in Italia lo 0,1% del gettito tributario totale è formato dall'imposta di successione. In Francia l'aliquota va dal 5 al 60%, con un valore medio del 45%. In Germania
siamo intorno al 30, nel Regno Unito siamo intorno al 40%, in generale l'aliquota media nei paesi OCSE è il 4%. Se noi andiamo a vedere qual è la situazione sostanziale del cammino di questa imposta, dobbiamo partire parlando di trust con dei dati certi e inoppugnabili. Tutti voi sapete che il nostro trust ha fatto ingresso nel nostro ordinamento attraverso il riconoscimento della Convenzione dell'AIA. Ma ricordiamo che la Convenzione dell'AIA, l'articolo 19, non disciplina gli aspetti fiscali dei trust, ma attribuisce all'esclusiva competenza statale la competenza in tale materia. Quindi lo Stato ha il compito di legiferare in base sulla tassazione in materia di trust. Quindi non abbiamo una norma che, scusate che sposto questa cosa, ecco qui. Non abbiamo quindi una norma nel nostro ordinamento sulla tassazione indiretta. Ultimamente abbiamo trovato tracce di questa cosa nella disciplina nel campo del dopo di noi, dove ci sono delle agevolazioni fiscali nel trasferimento a trust per il dopo di noi, sia nel trasferimento dei beni sia nel ritorno dei beni venuta a mancare il beneficiario. Ricordiamo tutti che nel campo del dopo di noi i trust finiscono con la morte del beneficiario barra assistito, e quindi il ritorno dei beni ai soggetti che li hanno conferiti, nella sfortunata ipotesi che il beneficiario venga a mancare prima dei disponenti, che normalmente sono i genitori, vi è un trattamento favorevole sia in entrata nel trust, cioè nel conferimento dei beni in trust nel trust dopo di noi, sia in ritorno, in uscita. Ma anche nel codice del terzo settore ci sono menzioni su agevolazioni fatte per il trust. Diciamo che, non essendoci una norma, diciamo che gli operatori del diritto sono rimasti in un limbo senza precedenti, ed è per questo che c'è stato uno sforzo dottrinale unico sia nella produzione di monografie, che sono ben 9, sia almeno 90 saggi in tema di trust. Dati statistici. Il panorama di oggi, che sarà quello che poi andremo a commentare alla fine, è che da febbraio 2015 a maggio 2021 sono state emesse 119 pronunce in materia di trust, ma in materia di tassazione dei conferimenti. 10 accolgono la tassazione in entrata e non escludono anche la tassazione in uscita, con relativa doppia imposizione, quindi 10 addirittura prevederebbero una doppia imposizione, ma ben 109 accolgono la tesi contribuente, pari al 91%, e dicono che vi è una neutralità fiscale del conferimento e per la tassazione delle attribuzioni fatte da trustee e beneficiari finali, ovvero la cosiddetta tassazione in uscita. Di queste 109 sentenze, 7 vengono riferite a fattispecie ante reintroduzione dell'imposta di successione e donazione. Ma nonostante tutto, di queste 7, 6 hanno visto vincitore il contribuente e una sola l'ufficio. Tra le 109 sentenze, evidenziamo però un piccolo gruppo che ipotizza una terza via, ovvero, ritorniamo indietro, di queste 119 sentenze, queste 10 sostanzialmente dicono che si deve tassare in entrata, le altre 109 dicono che si deve tassare in uscita, cioè il momento in cui noi attribuiamo ai beneficiari i beni. Ma c'è una piccola parte di queste 9 che dicono sarebbe possibile tassare in entrata quei trust che arricchiscono subito i beneficiari. Ma questa è una tesi comunque minoritaria ed è una tesi ormai superata. Quali sono state le vicende dell'imposta di successione e donazione, giusto per fare un flash? Nel 2000 viene ridotta dal governo Amato con la legge 342, nell'anno 2001 viene abolita dal governo Berlusconi con l'articolo 13 della legge 383/2001, nel 2006 viene reintrodotta dal governo Prodi con la legge 262/2006. Ad origine era il tecite, tutti quanti voi ricorderete la risoluzione 110 del 16, scusate, non del 2009, ma stiamo parlando del 99. Cosa succede? Perché è importante ricordare la risoluzione del 16, anche se fa parte del Medioevo, diciamo così, o l'età del ferro?
Perché troveremo poi in uno spunto di una Cassazione del 2019 alcuni piccoli riferimenti che lì dentro trovano la loro ratio. Il SECIT esaminava tre tipologie di trust: i trust mortis causa, i trust mortis causa perpetui, ovvero eterni, oppure i trust inter vivos, quelli che sono fatti quindi durante la vita e non per testamento. Il SECI diceva che i trasferimenti nei trust mortis causa doveva applicarsi l'imposta di successione e donazione, salvo delle ipotesi di esenzione. Ora, però, per comprendere questa ratio, perché doveva applicarsi l'imposta di successione, bisognava capire che cosa stava succedendo in Inghilterra in quel momento. In Inghilterra, per i trust istituiti dopo il 21 marzo 2006, fino ad oggi, erano soggetti a una tassa al momento del conferimento, che pagava un'aliquota del 20% subito sul valore lordo al netto di una franchigia di 285.000, che oggi poi è stata aumentata dal 2020 a 125.000. Ma ogni anno la tassazione scontava un 6%, quindi ogni 10 anni di vita del trust, il trustee doveva prelevare il 6% e versarla nell'erario. Al momento della devoluzione ai beneficiari vi era un ulteriore 6%. Ho fatto una prova sul patrimonio di 1 milione di sterline, dal 96 a oggi avrebbe, che cosa avrebbe subito? Una tassazione sostanzialmente di 228 mila euro. Come potete vedere dallo specchietto, avremo poi tendenzialmente una tassazione media del 22,88. Vi ho detto che l'OCSE dice che i paesi mediamente scontano un 15%. La situazione in Inghilterra è molto più gravosa. Perché? Perché paradossalmente i trust che durano tantissimo, un trust che dura 60 anni, avrà scontato il 20% all'inizio e 6% ogni 10 anni vuol dire 60. 60 più 20, 80. Quindi questo che cosa porta? O a fare in modo che piano piano il fondo in trust venga eroso, oppure a imporre sostanzialmente a suggerire ai trust di lunga durata una chiusura anticipata, così prendono almeno subito il 6%. Questa impostazione della tassazione subito, della tassazione in entrata, l'ha presa il SECIT, e il SECIT dice infatti usa il criterio del prelievo frazionato sul modello inglese e dice che, diceva nel 98, l'imposta doveva essere prelevata dal trustee direttamente al fondo in trust in acconto, e avendo come base imponibile solo un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni facenti parte del fondo in trust, mentre veniva tassata per la parte individuale dei beneficiari al momento di attribuzione finale. Loro aumentano il 6%, lui dice all'inizio il 20%. Si vede che nella mente del SECIT è rimasta questa idea, un prelievo iniziale e un prelievo finale, sebbene non ci sia però la gogna del prelievo frazionato ogni 10 anni. Per quanto riguarda invece i trust mortis causa perpetui, che sarebbero i trust eterni, o comunque quelli dove, immaginate anche trust dove possiamo parlare anche di trust che non hanno una durata, perché in base alla legge regolatrice possono durare all'infinito, ebbene il SECIT dice, poiché ad oggi non è ipotizzabile sapere chi sarà un beneficiario, e quindi non possiamo neanche sapere a livello di rapporto di parentela, chi ci sarà tra 100 anni, tra 200 anni, io lo tratto subito il beneficiario tra 1000 anni, quello che sarà, all'8%, te lo tasso come un estraneo, perché non riesco a capire chi è il beneficiario. Invece per i trust inter vivos, l'imposta dice deve essere prelevata dal trustee, dal fondo in trust, applicando l'aliquota massima. Quindi ti dicono, se tu fai un trust durante la vita, ignori tutto e tassi immediatamente con l'aliquota massima. Gli inglesi ti dicono che tassi col 20 e noi tassiamo con l'aliquota massima. Ovviamente su queste tesi del SECIT si è scatenato l'inferno, in quanto ci sono alcuni autori che hanno rinvenuto queste posizioni del SECIT all'interno delle donazioni indirette condizionate. Alcuni l'hanno configurato come un mandato senza rappresentanza, altri l'hanno assimilato al contratto a favore di terzo, altri l'hanno assimilato al contratto preliminare. Altri ci hanno contestato decisamente l'assimilazione alla donazione, e il notariato ha fatto quel famoso studio del 2003 dove si è dissociato fermamente. Ricordiamo sempre che l'imposta di successione e donazione
non può applicarsi al trust perché imposta di successione non può applicarsi perché tendenzialmente il disponente è vivo e quindi non esiste un effetto successore, innanzitutto. Ma donazione, perché non esiste l'animus donandi, nessuno vuole fare una donazione, ovvero nessuno vuole arricchire un'altra parte. Siccome la donazione io, secondo lo schema del SECIT, l'avrei fatta a favore del trustee, per fortuna poi è stato compreso con molto sforzo che il trustee non si arricchisce, ma il trustee è lo strumento attraverso il quale la ricchezza un giorno verrà trasferita dal disponente ai beneficiari. Quindi non esiste un arricchimento. Anche legato al fatto che comunque la segregazione comporta chiaramente che se il trustee si fosse arricchito, ovviamente quei beni sarebbero stati oggetti di aggressione dei suoi territori nazionali, cosa che tutti sappiamo non può ovviamente avvenire. L'agente delle entrate, che in questa fase, che fino a un certo punto si disinteressava di queste cose, dopo il SECIT, ha cominciato a prendere un po' la situazione in mano. E che cosa hai messo? Hai messo questi tre documenti nel 2002, nel 2003, gli interpelli e le risoluzioni. Ma è con luglio 2003, che con l'interpello 19972, che la DR della Liguria, in un caso di conferimento di quote sociali, ha affermato finalmente che non vi è donazione e va applicata l'imposta di registro in misura ordinaria. Di questo non potremmo mai che ringraziare il dottor Bonfanti, il quale con molta attenzione, ma soprattutto passione per l'istituto, ha studiato veramente bene l'istituto e si è preso la responsabilità di dire quando c'è imposta di successione. E quindi il primo documento importante lo possiamo rinvenire in questo interpello. Nel 2004 esce un altro interpello che afferma che se l'atto istitutivo viene sottoscritto contestualmente a quel dispositivo, quest'ultimo va tassato in fusta fissa e l'erogazione dei beneficiari sarà una liberalità indiretta. Quindi, come vedete, non vanno a tassare come una donazione, ma vanno a tassarla come una liberalità indiretta. Nel 2005 vi è la definitiva conferma che non esiste un effetto donativo nella risposta data dall'agenzia all'interpello 909-2005. Ma in questo periodo il legislatore, quindi un po' il SECIT, un po' l'agenzia delle entrate, ma il legislatore non era ancora intervenuto, comincia a occuparsene, ma se ne occupa impropriamente, perché comincia a occuparsi dei vincoli di destinazione. Voi ricorderete, i vincoli di destinazione sono stati poi definiti dagli studiosi del trust il 2645 terre, che parla di vincoli di destinazione, ma i vincoli di destinazione noi li consideriamo un frammento di trust e poi soprattutto non è una norma che detta le regole trust, quindi non è un trust, però il legislatore, non capendo bene probabilmente che cosa fosse il trust, disciplina questo vincolo di destinazione. L'agenzia delle entrate non ha perso l'occasione per metterci immediatamente la propria firma, scrivendo due scellerate circolari, la 48 e 3, che ad uso un delfini prevedeva che secondo la 48E nei trust di famiglia venga applicata l'imposta di successione delle azioni in misura proporzionale e per individuare l'aliquota si deve dare rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, mentre nei trust di scopo l'aliquota massima era dell'8%. La 3E invece pur non solo conferma la 48, ma include i trust nei vincoli di destinazione e afferma che se vengono trasferiti i beni immobili si applicano le imposte ipotecarie e catastali 3% in misura proporzionale. Quindi il mondo fino a ieri, fino al 18, diceva nel momento in cui tu conferisci in trust dei beni, devi ricordarti che c'è l'imposta di successione e donazione, che è quella più vicina a colpire questi trasferimenti, secondo l'agenzia, e per vedere qual è la base imponibile, va immediatamente a vedere qual è il rapporto tra disponente e beneficiario, se c'è un rapporto di parentela applichi ad ognuno una franchigia di 1 milione e sull'eccedenza, se è un rapporto di parentela diretto, genitore figlio o genitore coniuge oppure marito e coniuge, sull'eccedenza paghi il 4%. Ma dice anche che nel momento in cui tu trasferisci un immobile,
deve anche applicare le imposte ipotecarie catastali del 3% sulla rendita catastale maggiorata del 5%, rivalutata per 120 ettari, e su questo ci applichi il 3% in misura proporzionale. Là, ovviamente, gli studiosi si sono ribellati alla parificazione dei trust e vincoli di destinazione, in quanto la dottrina su questo si è diviso. C'è una parte della dottrina che ha detto, però è interessante la soluzione, perché i trust familiari, dove magari un genitore mette in trust il padre, mette in trust dei beni e nomina beneficiari la moglie e quattro figli, capite che ognuno prende 1 milione di franchigia. Anche sulle franchigie, qualcuno diceva che si doveva spalmare la franchigia diviso le persone, invece no, per fortuna ha detto no, ognuno ha diritto alla sua franchigia di 1 milione. Quindi se uno avesse avuto un patrimonio di 5 milioni, lo trasferiva in esenzione, non in esenzione di imposta di successione, cioè si applicava l'imposta, ma essendoci la franchigia non si pagava niente. Quindi l'imposta è pagata, pagata zero, ma pagata. E quindi qualcuno diceva, bene, in certe fattispecie cavarsela soltanto con l'ipotecaria catastale era un lusso. Ovviamente ipotecaria catastale è qualora tu avessi trasferito i mobili. Ma ovviamente avessimo trasferito del denaro, siccome il valore del denaro è il valore venale, avessi trasferito 5 milioni, trasferivo 5 milioni senza pagare nulla, in quanto stavo in franchigia. C'è invece chi ha sostenuto che essa sia assolutamente in contrasto col sistema tributario e la sua applicazione in trust. C'è chi giustamente ha rimarcato la differenza netta tra trust e vincoli di destinazione, in quanto i trust appartengono ai diritti e alle obbligazioni, mentre i vincoli di destinazione appartengono ai diritti sulle cose. Poi c'è la circolare 110E del 23 aprile 2009, molto importante perché l'agenzia ha ritenuto applicabile anche ai trust le agevolazioni per i passaggi generazionali di azienda ex articolo 3,4 ter. Norma importantissima che poi esamineremo alla fine, perché l'articolo 3,4 ter dice che i passaggi di quote, ad esempio di un SRL, se tu trasferisci il controllo e le detieni per 5 anni, non concorrono alla base imponibile. Quindi tu non ti mangi nessuna franchigia. Cioè, puoi trasferire a valori patrimonio netto, non paghi nulla, pagherai solo l'imposta di registro fissa. Puoi trasferire in trust tutto il tuo patrimonio netto, non pagando nulla, basta che tu trasferisci il controllo, ma soprattutto le tieni per 5 anni. Molti si ponevano il problema, dicevano, ma se io dopo 2 anni mi arriva un'offerta alla quale non posso dire di no, e voglio vendere la partecipazione, bene, nel momento che vendo la partecipazione rinuncia a questa esenzione del 4 ter, si riapplicano le franchigie e quindi se uno vende a 3 milioni e c'ha solo un figlio di beneficiario pagherà sulla differenza di 2 milioni. Questo ha uno sviluppo incredibile poi alla luce di quello che diremo dopo sulla mutata presa di posizione della Cassazione. Però dobbiamo dirci, come abbiamo visto, c'è stato un momento in cui dal governo Berlusconi al governo Prodi c'è stato un interregno di 5 anni. E cosa è successo in quei 5 anni? In quei 5 anni l'agenzia applicava i trasferimenti ai trust liberali, applicava l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11. Ai trust onerosi l'imposta di registro in misura proporzionale, ex articolo 3, ex articolo 9 della tariffa. La Cassazione, in relazione alle operazioni che riguardavano i trust in questi 5 anni, si è pronunciata solo 8 volte. In 7 casi ha dato però ragione al contribuente, dicendo non dovevi applicare nulla. Quindi anche in pendenza del periodo la Cassazione aveva già le idee sicuramente chiare. Ma la Cassazione poi comunque ha avuto una serie di posizioni indecise e contraddittorie negli anni, nonostante tutto. Perché? Perché alla fine se andiamo a vedere, facciamo un precipitato di quelle che sono le sentenze che negli anni sono venute fuori, fino ovviamente al 2017,
Si va da un obbligo di tassazione proporzionale dei conferimenti con la nuova imposta sui vincoli da applicarsi ad ogni fattispecie, a un obbligo di tassazione proporzionale dei conferimenti in trust con la nuova imposta sui vincoli da applicarsi di trust in scopo solutorio. Una tassazione in misura fissa per assimilazione e donazioni indirette. A volte hanno detto che c'era una tassazione in misura proporzionale per gli autodichiarati, quando c'è un bel bisogno individuale. Oppure vi era un'esclusione di tassazione per l'esistenza di un effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari di un trust di scopo, un'esclusione di tassazione in trust con finalità assistenziali, non ancora riconosciuto come onere, la tassazione immediata, la cosiddetta terza via, laddove il beneficiario abbia di fatto ricevuto tramite il trust un arricchimento. Ma per fortuna, come ho principiato questa slide, Lux Fiat opera la definitiva stabilizzazione del principio di tassazione in uscita. La prima sentenza è la 21.614 del 26/10/2016, con la quale viene affermato finalmente il principio che l'attribuzione era da inquadrarsi nell'ambito delle donazioni indirette, quindi leviamo di mezzo successioni e donazioni, e che l'arricchimento del beneficiario da assoggettarsi ad imposizione si sarebbe avuto solo in un secondo momento, ossia al termine del trust. Compare la parola al termine del trust. Ricordo a me stesso la disciplina delle liberalità indirette, articolo 52 bis, che non può essere applicata sic et semplicitare, ma l'Agenzia delle Entrate, qualora dovesse disconoscere, dovesse attribuire a un conferimento la forma di liberalità indiretta, e volendola colpire, dovrebbe andarsi a prendere l'articolo 52 bis, che prevede che oltre i 175.000 euro vi è una tassazione, mi sembra, del 6-7%, ma questa liberalità indiretta deve essere accertata con un atto di accertamento. Quindi devi in qualche modo fare un'attività ricognitiva, non puoi dire per me è una liberalità indiretta, devi fare un accertamento sulla liberalità indiretta. Questo non è così scontato. E l'agenzia di solito non lo fa. Però, sebbene la Cassazione avesse deciso in tal senso su diverse tipologie di trust, non di meno è sempre arrivata a tale conclusione, anche se, quindi, della Cassazione in uscita, anche se ha fatto diversi ragionamenti. Un primo ragionamento è che il trasferimento del bene da disponibile al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva lo stesso. E detto atto, quindi, è soggetto a tassazione in misura fissa sia per quanto attiene il registro che all'imposta ipotecaria catastale. E qui vi ho portato tutte le sentenze aggiornate a maggio del 2021. Queste sono quelle del 2020. Ma per suffragare la tassazione in uscita, anche detto che fino all'applicazione dell'imposta di successione al registro ipotecario cessare, ai sensi del 53, capacità contributiva, che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo di trust, che sappiamo tutti benissimo che è un fatto programmatico, l'atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale tra disponibili trustee, in quanto gli stessi trasferimenti e atto istitutivo sono meramente attuativi dello scopo di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario può scaturire questo trasferimento effettivo di ricchezza. E qui avete tutte le cassazioni che hanno affermato questo. Ma altra ipotesi che è stata elaborata e ha portato sempre alla tassazione in uscita, che nei trust dichiarati, che sono connotati dalla coincidenza da disponente trustee, è ravvisabile in mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione sia quella di destinazione, e non sorge alcun presupposto impositivo. Per quanto riguarda invece la costituzione del vincolo di destinazione, la Cassazione ha detto, superando le incertezze interpretative originariamente sorte, è ormai consolidata a ritenere che l'articolo 2,47 abbia mantenuto come presupposto impositivo quello stabilito dall'articolo 1 del 34690, cioè il reale trasferimento di beni o diritti e quindi il reale arricchimento. Come vedete, il reale arricchimento è il giunto carcanico di tutte queste sentenze.
se non c'è reale arricchimento del beneficiario, non vedo perché tu lo debba tassare. La tesi della nuova imposta aggravante sul vincolo di destinazione assunto quale autonomo e sufficiente presupposto non dà adeguatamente conto del fatto che la sola posizione del vincolo non comporta di per sé un incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza, con quanto ne consegue appunto nell'ottica di un'interpretazione conflittualmente orientata in ordine alla non ravvisabilità in uso di una forza economica e capacità contributiva ex articolo 53. Inoltre la Cassazione dice che è inutile e illogico ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti, che importa il trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari. La Cassazione quindi ha definitivamente enunciato i seguenti principi. La costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo e sufficiente presupposto di nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e donazione. Per l'applicazione di questa imposta è sempre necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nei trust un trasferimento imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra i disponibili trustee, in quanto entrambi meramente strumentali attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di gestione, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario a compimento e realizzazione del trust medesimo. Oramai la chiarezza è principe in questo. In definitivo, il definitivo arrivo nella terra promessa della tassazione in uscita si ha con le 47 pronunce scaturenti dalle tre udienze tenutesi l'8 maggio 2019, 3 luglio 2020, 7 ottobre 2020. Ovvero quel giorno, in questi tre giorni, sono state emesse 47 sentenze, tutte identiche, quelle derivanti dall'udienza monotematica dell'8 maggio 2019, ve le ho ricordate. E che cosa dicono sostanzialmente? Che tale pronuncia stigmatizzano la cosiddetta tassazione in uscita. Perché? Perché dicono innanzitutto che questa è la più persuasiva e utile a comporre un contrasto tra le varie decisioni. Quindi c'è tra le varie decisioni quella più utile è quella in uscita. Che tale contrasto è da considerarsi solo diacronico, ovvero non c'è più contrasto e quindi non c'è bisogno neanche di andare più alle sezioni unite, perché non avrebbero più nulla da dire. Quindi tale principio deve ormai ritenersi consolidato, continuando a manifestarsi anche successivamente alle tre sentenze monotematiche emesse fino a maggio 2021, perché le tre tematiche che vi ho detto sono state poi ribadite, ulteriormente confermate nel 2021, a febbraio, a gennaio del 2021. Oramai è un fiume in piena, è consolidato che la tassazione avverrà solo in uscita, ma soprattutto la tassazione in entrata ci saranno solo ai fini del registro ipotecario catastale l'imposta fissa. Per quanto riguarda il trust solutorio di garanzia, la Cassazione però in più occasioni ha affermato che saranno esclusi da imposizione proporzionale né in entrata né in uscita, in quanto non possono anche questi assurgere all'espressione di ricchezza imponibile né l'assegnazione né la ripartizione del ricavato ai beneficiari. Quindi anche questo è stato eviscerato tranquillamente, è stato detto che anche nei trust solutorio di garanzia non vi è la tassazione in entrate e non vi è la proporzionale. Ma qual è stato l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate a seguito di queste pronunce? Ci si dovrebbe dire, bene, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe aver preso atto di queste cose, 119 sentenze univoche, 10 le perse, 10 le vinte, 109 le perse. Ebbene, è un dato di fatto che nonostante tutto vari uffici perici hanno continuato ad applicare quelle famose circolari che vi ho detto prima, la 3 e la 48E. Anche se si è aperto un timido spiraglio con la risposta all'interpello 106 del 15 febbraio 2021 che richiama i passaggi della sentenza 10256 del 2020,
che richiama il principio della tassazione in uscita. Quindi, avendola richiamata, sembra quasi che anche loro la fanno propria, non l'hanno ancora fatta. Però si può ritenere che l'Agenzia delle Entrate per la prima volta abbia recepito i granitici principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione e li comincia ad applicare. Domanda: ma può un funzionario dell'Agenzia delle Entrate discostarsi da questi orientamenti giurisprudenziali? Bene, dovremmo valutare che cosa ha detto la sentenza 12.215 del 18 maggio 2018 in merito alla responsabilità dei magistrati. Dice la Cassazione, dove un giudice era stato in qualche modo censurato per non aver applicato dei principi consolidati. E dice la Cassazione, a fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ci si potrebbe chiedere se ci siano motivi per considerare il comportamento del funzionario che persista nell'applicare i criteri di tassazione in conflitto con un orientamento giurisprudenziale consolidato come un gravemente colposo, con tutte le conseguenze che ne derivano dalla sua responsabilità personale. La Cassazione 12.215 ha rimesso questo tema alle sezioni unite, chiedendo nell'individuazione quale sia il discrimine tra attività interpretativa che è insindacabile e attività sussumibile nella fattispecie illecita, con specifico riferimento all'ipotesi della violazione di norme di diritto in relazione al significato a essi attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati. Questa grave negligenza inescusabile, intesa come violazione macroscopica e grossolana della norma di diritto, era rinvenibile la circostanza che le norme disapplicate erano di frequente uso e per la determinazione contestata sono in contrasto con le giuste istituzioni che a riguardo erano state già assunte dalle precedenti sentenze di merito, avendo altresì omesso la Corte di legittimità di motivare tale eclatante scostamento, per cui sussiste la totale mancanza di attenzione nell'uso di strumenti normativi e una trascuratezza marcata e giustificabile, essendo stati violati, come nella fattispecie, elementari principi di diritto che il magistrato non può giustificatamente violare. Comprendo che tutti voi direte, ma quello è un magistrato, qui stiamo parlando di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, con ambiti prerogativi e compiti diversi. Ma va comunque sollevata la riflessione in ogni caso, perché un funzionario di fronte oramai a una giurisprudenza consolidata, nel momento in cui continua a negare, come vedremo, continua a richiedere l'imposta proporzionale se non l'imposta di successione, incorre in un comportamento gravemente colposo, perché comunque di fronte a una giurisprudenza così torrenziale e consolidata lui l'abbia ignorata, ma soprattutto perché non mi motivi per quale motivo tu ti stai discostando dalle cassazioni che addirittura dicono che non dobbiamo neanche più andare alle sezioni unite. Questi sono i primi temi importanti che non possiamo comunque in nessun caso dimenticare. Quali sono le riflessioni conclusive che dobbiamo porci alla luce di questo? Quindi, ricapitolando, non abbiamo più una tassazione limitata, non abbiamo più una tassazione. Qual è il comportamento di oggi dell'Agenzia delle Entrate? Se voi andate da un notaio e chiedete di fare un conferimento in trust di 2 milioni con un beneficiario solo che una franchigia di, mettiamo 3 milioni, di cui 2 milioni in denaro e 1 milione di rendita catastale rivalutata. Sicuramente il notaio avrà queste due possibilità: continuare ad applicare l'imposta di successione e donazione e vi farà pagare le imposte su 2 milioni al netto della franchigia. Per quanto attiene invece l'ipotecario catastale, vi farà pagare il 3% sul milione. Questo è il comportamento che il notaio potrebbe porre in essere. Altri comportamenti potrebbero essere che il notaio la registra imposta fissa, quindi non vi fa pagare l'imposta di donazione, successione e donazione, che in questo caso sarebbe il 4% di 2 milioni, e quindi potete immaginare di quanto parliamo, e non vi fa pagare il 3% di ipotecaria catastale, ma vi fa pagare le fisse. Però il notaio prudente si fa lasciare l'assegnino in deposito dal notaio dell'imposta di successione e dell'ipotecaria catastale, perché se entro 2 mesi
l'Agenzia delle Entrate liquida l'atto e gli manda un atto di liquidazione, gli eroga magari anche le sanzioni per non aver liquidato correttamente l'imposta, ma averla trattata con un'imposta fissa e quindi non proporzionale, il notaio come obbligato principale li paga subito, se no ci deve rimettere la liquidazione. A questo punto non rimane altra strategia che cosa? Immediatamente fare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate 99,9% fa il diniego di rimborso e a questo punto si comincia a instaurare un ricorso alla Commissione Tributaria portando 109 sentenze favorevoli e vorrà dire che grazie a questa vostra opera arriveremo a 110. Perché? Perché di fronte a questa posizione granitica della Cassazione i giudici oramai prendono atto che non si deve applicare la tassazione in entrata, né ipotecaria, catastale proporzionale, né imposta di successione. Ovviamente è un calvario che porterà anche a provare a chiedere la condanna alle spese del funzionario, il quale ha continuato, nonostante questa cosa, a chiedere. È vero che bisogna mettersi nei panni del funzionario, ma l'ultimo, io la settimana scorsa, parlando con il funzionario, dice sì, avete ragione, ma noi finché non ci arriva una norma, noi abbiamo le nostre circolari, dimenticando che le circolari hanno un valore di circolari. È vero anche che è nei cassetti dell'agenzia in questi giorni l'emanazione finalmente di questa circolare. È dall'anno scorso che diciamo questi giorni, ma saremmo probabilmente a buon punto. Dovrebbe uscire la circolare che dice che la tassazione è in uscita, probabilmente dirà così. Ma se dirà questo, si apre il vaso di Pandora. Perché? Perché è vero che la Cassazione fino adesso, dopo un lungo travaglio, ha detto che non si paga l'imposta di successione e donazione. Però rimangono delle domande che noi operatori del diritto dobbiamo porci. Innanzitutto, ma quando avverrà il momento di attribuzione dei beni? Ovvero, la Cassazione in uscita, quando avverrà? Al momento in cui cessiamo il trust perché attribuiamo i beni ai beneficiari? Cominciamo a farci anche questa domanda. Ma anticipazione dei beneficiari, trust con un potere di anticipazione. Stiamo anticipando reddito, stiamo anticipando capitale? Dovremmo capire come è stato scritto l'atto. L'imposta di successione e donazione riguarda il capitale. È un'imposta che riguarda il capitale, tant'è vero che quando uno muore, quando conferisce in trust, trasferisce patrimonio, non sta trasferendo reddito. Qualcuno dirà, ma se io durante la vita ti faccio delle anticipazioni o specifico che quello è reddito, o se non dico che è reddito, l'Agenzia delle Entrate lo riterrà capitale. Potrà ritenere che questa è un'anticipazione frazionata e quindi colpirla? Ora capirete perché vi ho fatto lo spiegone del 6% in Inghilterra e soprattutto del SECIT, perché nelle loro corte questo ragionamento del frazionato potrebbe riemergere. Ora ovviamente stiamo parlando di casistiche che non vengono minimamente in questo momento ancora nei pensieri dell'amministrazione, ma noi dobbiamo porci, perché uno potrebbe svuotare il trust non coscientemente, ma perché c'è necessità di attribuire dei beni per prendersi cura dei beneficiari, e non è che questo non possa, è certissimo che questa non sia un'attribuzione di capitale in uscita, perché tutti capirete senza alcun sforzo interpretativo che se io li do durante la vita alla fine non darò mai e quindi l'imposta verrà saltata. È un tema che va valutato, va gestito e va compreso. Ricordiamo quindi cosa va il SECIT. Potrebbe l'Agenzia delle Entrate magari dire comunque per me muore il disponente e per me l'attribuzione c'è in questo momento. Non sappiamo cosa penserà l'Agenzia delle Entrate. Io mi ricordo che nel 2007 ero a Roma a parlare col vicario di Busa quando stava per uscire la circolare, ho detto ma perché non li tassate in uscita? E la funzionaria mi disse: Lepore, ma secondo lei noi dove andremo a cercare tra 80 anni chi è beneficiario? Non possiamo rincorrere i beni e rincorrere le persone, non abbiamo i mezzi, non abbiamo i tempi, preferiamo pochi maledetti e subito.
anche perché, come tutti voi saprete, le permutazioni dei beni sono frequenti. Oggi metto patrimonio, domani compro un immobile, poi lo vendo, con questo immobile posso comprare le opere d'arte, che le rivendo e compro un immobile, alla fine ritrovami denaro. Tutto cambia, tutto scorre cantarei, direbbero i presocratici. E l'Agenzia delle Entrate non riesce a fermare questo torrente in pieno di questo flusso di denaro che non sa dove andrà e quando andrà. Ma qui viene il tema importante di questa riunione. Ma se è vero che uscirà oramai, comunque noi abbiamo questa sentenza della Cassazione chiaramente, oramai che la Cassazione è uscita, e chi ha pagato? Ha pagato senza dover pagare. E allora si pone il tema del rimborso. Dovrebbe essere il rimborso triennale dal pagamento, ai sensi dell'articolo 41 dell'imposta al testo unico delle successioni, o ai sensi dell'articolo 77. Poniamoci il problema della decadenza. Se un nostro cliente ha fatto un trust 2 anni fa e ha pagato dell'imposta ipotecaria catastale e dell'imposta di successione, potremmo chiedere il rimborso. E potremmo seguire anche la strada dell'indebito arricchimento e avremo un termine decennale. Non ti dovevo dare nulla. La decorrenza quale potrebbe essere, però? Potrebbe essere dalla sentenza della Cassazione. Quindi da quel momento noi potremmo dire che decorre questo termine. Potremmo fare un'istanza di rimborso, quindi operativamente un'istanza di rimborso dove l'agenzia può rispondere positivamente, ci restituisce l'importo, complimenti, ok, affare fatto. Potrebbe risponderci negativamente, allora abbiamo 60 giorni di tempo per fare ricorso verso il diniego, potrebbe non risponderci e allora potremmo impugnare entro 10 anni, che è il termine prescrizionale, ma potremmo anche comunque impugnare nei 60 giorni il silenzio rifiuto. Ricordiamoci che l'articolo 4 ter, come dicevo prima, ci pone questa questione. Se è vero come è vero che tutte, grazie a queste sentenze, non esistono più imposte di successione all'inizio, vuol dire che tutte le franchigie che abbiamo in questo momento eroso, perché come ho detto prima, se io ho trasferito 800.000 euro di denaro, oppure ho trasferito un immobile a 900.000, comunque ho trasferito la partecipazione, me la sono tenuta di 5 anni. Allora diciamo che per quanto riguarda il trasferimento di denaro immobili, ho mangiato la franchigia, quindi ho pagato, ma ho pagato in franchigia mancata, mangiata. E quindi il pagamento, la sottrazione della franchigia da 1 milione mi è costata. Nell'altro caso non si applica proprio niente nel caso delle partecipazioni. Allora la domanda è questa: ma se io oggi la franchigia la voglio ancora intera, perché? Perché la franchigia non me la dovevi mangiare, non me la dovevi intaccare alla luce della Cassazione, la devo liberare. E allora non sarà opportuno fare un atto dichiarativo all'Agenzia delle Entrate dove dice: premesso che io 10 anni fa ho fatto un trust e mi sono mangiato questa franchigia perché ho fatto affidamento sulla tua interpretazione che è stata poi smentita dalla Cassazione. Ti dico quindi in questo momento di liberarmi la franchigia. Io la voglio ancora libera. Perché? Perché non me la potevi toccare. La mia franchigia la voglio ancora vergine. Quindi anche il tema di cosa fare, non solo di recuperare i soldi, ma recuperare quella libertà di franchigia, che è un diritto che ci compete, è un qualcosa che dobbiamo valutare e considerare. Da penultimo, la responsabilità professionale. Siamo certi che qualora noi dovessimo chiedere rimborso o triennale o decennale e non l'avessimo fatto, arriverà sempre qualcuno di questi colleghi meravigliosi che vivono di scorrettezza o di poca deontologia che diranno al cliente: lo sai che il tuo commercialista, il tuo avvocato, il tuo consulente, chi sarà, ti avrebbe dovuto dire che c'è le Cassazioni e che tu hai il diritto a questo rimborso. Non l'ha fatto, è stato negligente e per tale motivo fai un po' pagare a lui qualcosa, perché arriviamo sempre che qualcuno deve rimanere col cerino in mano. Ora chiudo questo mio intervento lasciando la parola a voi, scusate se ho quasi un po' sbordato,
Ma vi pongo questa riflessione. Ma questo re-diamond è veramente un beneficio? Qualcuno dirà, ma come? Siamo stati una vita a dire in uscita, non paghiamo niente. E allora ritorniamo al filo conduttore del perché oggi ci siamo intrattenuti. Beh, innanzitutto, oggi c'è chi dice pochi maledetti, come diceva l'Agenzia delle Entrate, ma li paghiamo. E quindi quello che succederà in futuro, se elevano le franchigie, se aumentano l'imposta, a noi non interesserà, perché abbiamo passato tranquillamente, avevamo una franchigia di 1 milione, abbiamo trasferito 700.000 euro, abbiamo assolto, e quindi quando daremo i 700.000 euro tra 50 anni non pagheremo niente. Mentre potrebbe tra 50 anni accadere che su ogni euro si paga il 30% e quindi sarebbe un salasso. Qualcuno da un punto di vista così filosofico dice non ci saremo più nessuno di noi attorno a quel tavolo tra 70 anni e quindi non sarà un problema nostro. Quindi saltare una generazione e non occuparcene più, qualcuno dice che è un falso problema, ma seri professionisti come siamo noi non possiamo evitare il problema dicendo è un problema che scarichiamo sulla prossima generazione. Quindi qualcuno dice forse è meglio pagare oggi. È vero che se chiedete a chiunque, a qualunque cliente, all'uomo della strada, preferisci dare oggi 100 all'agenzia di entrata o dargliene uno tra 70 anni, ti dirà preferisco dargliene uno tra 70 anni. Cioè pagare dopo è sempre pagare meglio, dirà, sostanzialmente. Però il tema è questo. Oggi abbiamo una certezza, domani non possiamo sapere. Un'ultima chiosa importante. Ricordatevi che queste sentenze della Cassazione sono sentenze che riguardano il fenomeno trust, ovvero la tassazione dei beni conferiti in trust al termine del trust, quindi in uscita. Ragionavo tra me, ma se oggi un genitore, invece di trasferire in trust un immobile, fa testamento e quindi lo lascia mortis causa alla figlia e lascia un immobile di 5 milioni di euro. Se domani muore, anche se fanno questa circolare, il regime successorio dell'imposta di successione e donazione rimarrà quello. Quindi la figlia, al netto del milione di franchigia, pagherà su 4 milioni di imposta di successione il 4%. Se il padre avesse fatto un trust, questo momento in positivo avverrebbe alla fine. Il trust è ancora più vantaggioso e competitivo alla luce di queste cose, perché se i beni li trasferisci attraverso un trust, l'agenzia stessa, la Cassazione stessa ti sta dicendo che pagherai tutto. Se hai la sfortuna di morire, è sempre una sfortuna, e comunque lasci degli eredi, questi saranno incisi dall'imposta, la quale imposta di successione non avrà, non terrà in alcun conto le vicende del trust. Ora, questa è la mia relazione, è terminata, adesso mi cerco di farmi rivedere, non so se volevo chiedere al nostro tutor se può levare la condivisione. E poi se vogliamo lasciare spazio a qualche domanda, io non mi vedevo, ma non mi avete detto niente, quindi spero di non aver parlato nel deserto, che la relazione l'abbiate sentita e abbiate visto. Io potrei aggiungere una cosa, se puoi. Sì, sì, Giuseppe, dimmi pure. L'agenzia però è conscia di questa struttura, i funzionari ne sono consapevoli. Però oggi devono applicare quelle che sono le loro circolari. Però il tema della responsabilità è un tema che comunque può essere usato, perché un domani, quando in commissione verremo di nuovo, ci verrà accolto il ricorso, nei motivi di ricorso dovremo anche valutare considerare questa come una lite temeraria, quella fatta dall'agenzia, perché come ha detto in quella Cassazione, se hai un consolidato orientamento, tu devi avere anche la forza
opporti, perché il danno erariale, qualcheduno addirittura dice che si dovrebbe fare la denuncia alla Corte dei Conti perché l'Agenzia delle Entrate ha dovuto spendere poi risorse per andare a difendersi, far spendere soldi al cittadino, e tutto questo è comunque denota un'inefficienza della pubblica amministrazione e che quindi qualcheduno ne risponderà. Vedrete che qualcheduno prima o poi il danno erariale lo chiederà la richiesta alla Corte dei Conti, perché dopo 119 sentenze continui a imperterrito a fare questo. Però con un buon diliaglio, adesso mi è appena successo con l'Agenzia delle Entrate, ci siamo messi d'accordo, io ti faccio subito istanza di rimborso, ti prego, negamela subito, negamela, perché devo venire subito a fare il ricorso. E magari nel ricorso mi ha detto, magari in conciliazione, vediamo se si può. Ma mi sono proprio messo già d'accordo con l'ufficio, ho detto, va bene, non puoi fare, almeno rendimi la vita più facile, negamela subito. Ci hanno messo un mese a negarmela, potevano metterci 90 giorni. E ovviamente si sono difesi, io gli ho portato 120 sentenze e si sono difesi con una paginetta stereotipata, perché questo è quello che non posso né dire altro. Io li capisco, però oramai il tema è importante, perché fare un trust o non fare un trust dipende anche da quanto paghi l'imposta all'inizio. Molti non li fanno perché c'è l'ipotecario, la catastale o l'imposta di successione e donazione. Una volta sgombrato da questo campo, probabilmente la gente, anche col fatto che la politica cerca di tassare di più patrimoni, probabilmente verificherà se questo strumento può essere idoneo. C'è qualche altra domanda, Greta? Allora, no, più che una domanda, in realtà è forse un'osservazione che però ti vorrei leggere. Sì. Ci scrivono, quindi il consiglio finale del relatore, alla luce del fiume di sentenze di Cassazione, ma anche delle nubi all'orizzonte della Next Generation Tax, che sembra voler uniformare la tassazione. Il consiglio sembra quello comunque di andare nella direzione di costituire trust con un pochino più di cuore leggero. Sicuramente io dico, abbiamo 119 sentenze, di cui 110 a favore. A questo punto è importante il gioco di squadra. Quando fai un trust, vai dal professionista che conosce il trust e che dialoga bene immediatamente col notaio. Perché il primo problema è avere un notaio che non solo condivide, ma che conosce la giurisprudenza e che ti fa da spalla nel gestire cosa scrivere. Perché il notaio, nel momento che andrà a motivare per quale motivo chiede la fissa, dovrà spiegare, anche portando delle sentenze, perché vuole fare questo. Il notaio, ovviamente, ci sono i notai che prudentemente dicono: lasciami comunque la segna qua, perché io sono obbligato principale, non ce li posso rimettere io. Però è un lavoro di squadra, quindi al cliente va detto tranquillamente. Oggi l'ho detto, io prima di questa riunione ho fatto un incontro con un cliente toscano, ho detto: guarda, se ti va male paghi 1500, se ti va male paghi 1500 euro subito. Pagavamo, parlavamo di un immobile che aveva un valore di 44.000 euro, quindi 3%, abbiamo fatto un po' di calcolo, 1200, 1300. Però diamo l'assegno, se l'agenzia se ne sta bene, se non se ne sta facciamo rimborso, andiamo a fare il ricorso e il ricorso la vinceremo. Ma comunque ne esci senza imposte. Il messaggio da dire è: se tu hai un percorso chiaro, e sicuramente il tuo parere di fronte a 110 sentenze non è un salto nel vuoto, lo fai sicuramente a cuor più leggero, come dice il collega che ha fatto la domanda. Questo non vuol dire che non c'è un'alea, perché il 9%, 9 sentenze su 100, 120 è andato torto, ma oramai gli argini si sono definitivamente aperti. Bisogna colloquiare bene con il notaio, ma anche andare già con l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate non bisogna temerla, bisogna andare lì e dire sicuramente: guarda che la posizione è questa, come la pensate? Sapete già in anticipo tutto, non ci si trovano delle imboscate. Che no, il cliente si dice: guarda, te lo dico già, facciamo così, l'agenzia dirà così, faremo così, così e così. Di fronte a una strategia chiara, il cliente deve essere messo in condizione. Certo, che se uno va alla clinica, non ti preoccupare, che vedrai che ce l'abbiamo la Cassazione da parte nostra, l'agenzia poi ti chiede l'importo. A parte che qualunque notaio sano di mente te lo fa dare l'assegno, quindi comunque le tirate giù fuori. Ma il cliente rimane poi scioccato, o se non altro scottato,
Quindi io sono molto tranquillo e sereno perché i clienti vanno. Poi il consiglio è che comunque sta per uscire questa circolare, non vi dico quando perché non lo so, però dovrebbe uscire e allora se uscisse questa circolare veramente se ne faranno molti di più. Però anche la strategia di decidere scientemente anche di pagare se arriva l'avviso di liquidazione, fare l'istanza di rimborso e nelle more del rimborso o nelle more del ricorso e circolare, probabilmente finiremo con la circolare a chiudere tutto in anticipo. Il tempo gioca dalla nostra parte in questo momento. Quindi sicuramente con queste sentenze che vi ho dato non avete possibilità di essere fraintesi, diciamo così. Poi l'agenzia vi fraintenderà perché ha l'obbligo di fraintenderci. Poi vedevo che sono arrivate altre due domande, Giuseppe. La prima ci viene chiesto come mai 9 sentenze sono state contro. Allora, 9 sentenze sono state contro. Perché? Perché nel momento in cui adesso vado a prendervele, così le vado a riprendere. Ti devo ricondividere lo schermo? Ah, scusami. Sì. Mostra schermo. Scusa un secondo. Non trovo il mouse, eccolo qua. Perfetto, le vediamo ora. Ok, allora diciamo che queste tesi della tassazione, perché? Perché hanno ritenuto che queste sentenze, stiamo parlando del 2015, da febbraio 2015, dove ancora non era uscita la prima sentenza della Cassazione del 2016, dove diceva che non si applicava l'imposta di circolazione, loro si rifacevano ancora le loro circolari, si rifacevano un pochettino a quello che diceva l'Agenzia delle Entrate, quelle circolari. E addirittura sono aberranti perché dicevano che dovevi tassare in entrata e tassare in uscita, non doppia tassazione. A chi è interessato, io gli posso mandare le 10 sentenze negative se le guarda. Però fermo dei principi che oramai erano superati. Tant'è vero che poi tutte le altre le hanno, come si dice da noi, asfaltate. Queste sentenze non fanno. Però correttamente, come dice il collega, al cliente va detto che tu puoi avere 10 sentenze su 120 che ragionevolmente potrebbero dargli torto. Però ragionevolmente è un fatto statistico che è improbabile, ma il fatto che sia improbabile non vuol dire che sia impossibile. Poi il cliente, anche lui, deciderà che cosa fare. Ma noi qua, mettiamola così, non diciamo di non pagare, alla peggio paghi subito. E poi vai nelle commissioni tributarie. Mi direte, ma nelle commissioni tributarie ci possono essere queste sentenze, ma oramai non ce ne sono più contrarie da anni. Cioè, tutte quelle che escono oramai appartengono al passato, quelle negative. Le positive sono, almeno fino a febbraio, sono tutte pro contribuente. Quindi un'alea c'è sempre, ed è giusto anche evidenziarla. Non abbiamo il 100%, ma sarebbe peggio se fossimo all'incontrario. Con il 91% di questa riunione sarebbe durata 10 minuti dicendo, signori, le chiacchiere stanno a zero, queste sono le situazioni. Per fortuna oggi, con questo parterre di sentenze, la partita è finita. Però c'è sempre quell'alea che giustamente. Questa era la prima, mi sembra di aver risposto alla prima domanda. La Ti faccio seconda. anche la seconda, seconda e ultima per il momento, ovviamente se qualcuno ha altre domande vi invito a scrivere in chat. Ci scrive Trust istituito a ottobre 2015 con alcuni immobili locati. Per alcune manutenzioni intervengono professionisti. Su questi pagamenti è dovuta la ritenuta d'acconto? Il Trust ha solo codice fiscale, non partita IVA. Il trust paga la ritenuta d'acconto ai professionisti, perché i professionisti comunque emettono la fattura e quindi il trust paga le ritenute d'acconto ai professionisti. Quindi nel 2015, se ci sono stati dei lavori di professionisti, ora non so, locati per manutenzioni, e poi sono state spese delle spese per manutenzione, non so, se parliamo di professionisti, intendiamo l'architetto, il geometra, l'avvocato, cioè il commercialista, cioè chi ha partecipato magari alle pratiche,
la ritenuta va fatta. Nel momento in cui parliamo di altri professionisti, allora no, nel senso che i professionisti sono quelli istituzionali. Però questo diciamo che è avulso dal tema di oggi. Però se chi ha fatto questa domanda mi vuole mandare una mail più precisa, io lo dico, però tendenzialmente il trust fa anche il suo 770, paga le ritenute, quindi ancorché non abbia la partita IVA è sostituto d'imposta. Io, Giuseppe, penso di aver detto tutto, non ho più nulla da Va aggiungere. bene, io ti ringrazio, ringrazio tutti i colleghi che hanno seguito, sono a disposizione. Lancio il mio promo, lunedì prossimo vi parlerò dei vantaggi di avere un trust con la legge di San Marino. Quindi chi ha piacere di partecipare, vi racconterò quali sono i vantaggi di avere un trust retto dalla legge di San Marino. Ve lo dico anche da un punto di vista privilegiato, in quanto io sono accreditato, avendo superato gli esami di Stato a San Marino, sono trustee a San Marino e quindi conosco dall'interno esattamente quello che succede a San Marino e quali sono i vantaggi e qualche piccolo svantaggio, ma tendenzialmente è fatta molto bene la legge di San Marino e quindi a chi fosse interessato avrò piacere di raccontarlo in quell'oretta. Va Benissimo, bene? sì, Ti esatto, saluto. avremo un altro appuntamento con te appunto lunedì prossimo, quindi potete già iscrivervi ovviamente sempre sul sito web, sulle nostre pagine social. E Giuseppe, io ti ringrazio per essere Grazie a stato voi con noi, per dell'ospitalità. la tua disponibilità e ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato questa sera e hanno seguito il webinar. Grazie di Grazie, nuovo e buona vi auguro una serata. buona serata. Grazie. Grazie, ciao.